ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Ali e oggi, come potete vedere, stiamo giocando a Tokka Life World San Valentino. Allora, questo non ho mai giocato, l'ho appena installato, quindi è fresco fresco, diciamo. È rosa, diciamo a tema più ragazze. E niente, iniziamo. Eccoci, siamo arrivati tutti qua. Wow, ma guardate le nostre casette. Voglio vedere, proprio casa mia. Vi dico soltanto che è solo un aggiornamento, non è altro che un aggiornamento, perciò non andranno persi i vostri dati del gioco. Guardate, allora, questa è una casa mia un po' disordinata, ma c'è, è stupenda. Ci possono anche mettere sempre, però è super bella con questi cuori appesi. Però adesso ci sono nuovi mobili fantastici. In più c'è una casa che andremo subito a costruire. Allora andiamo a nuovi articoli e la mettiamo proprio qua. No vabbè, è la casa dei miei sogni ragazzi, è super bella. È a pagamento purtroppo. Io l'ho già comprata. Diciamo. Niente, andiamoci. Comunque è super colorata, arcobaleata ed è bellissima. Ora ok ragazzi, che bello, si vede già l'albero di mandorlo, questo balconcino molto carino già, e questo, che bella questa televisione, però non funziona. Ah no, non ha il disco, giustamente. Apriamo. Mettiti. Che bello! Wow! Ha un sacco di stanze, ragazzi! Ben 5. Allora, iniziamo ad arredare la cella, cucina. Ragazzi, io non so, sono super emozionata perché è la cosa più bella del mondo. Guardate che bei mobili, letti bellissimi. Wow, questi che belli. Poi comodini, niente, quadri, ma che carini, mensole, ah bellissime, non sono sarcastica, veramente sono bellissime ragazzi. Bagno, doccia, tutto rosa. No vabbè, bellissimo. Specchio rosa, ovviamente. Pazzolini, trucchi. Ci sono i trucchi. Bello, 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 molto bello. Questo fiorico è stupendo. Cornetto, carini. Bellissimi, ma carini. Banchi, molto belli anche questi. Sedie, carine, carine. No vabbè, aspettate che io faccio, perché sono emozionata. No, no vabbè, no vabbè, no vabbè, no, ma c'è la bellezza, è troppo bello ragazzi. No vabbè, scusate, non mi pretendo un sacco di volte. Lampadari, guardate, questi li usano i TikTok. Ok, buttiamo tutto, però non abbiamo finito di vedere la roba. Belli, no vabbè, ho già visto, sì vabbè,
bellissimo, è bellissimo. No, vabbè, basta. Scusate. Va bene, iniziamo. Qui sarà la camera dei piccolini. Dei piccolini. Vediamo tutto. Anche è stupenda questa casa, ragazzi, è stupenda, ma sono troppo emozionata. Vabbè, pavimento no, parquet rosa, parquet. Allora, questa abbiamo, dire banale, ok, questi vanno bene, questo già. Scelto muri e pavimento. Ora letto. Questo. Ma non ho messo questo anche se mi piace di più, perché per il semplice motivo che se viene una, due bambini, dove metto letto. Poi come armadio direi di mettere questo, e come zanzarina questo, mi piace molto. Poi tappetino metto questo qua, sembra la cameretta dei sogni, veramente sono senza parole. Qui non so cosa metto. Allora, no, mi sa che qui metto il bagno. Allora, qui ci deve essere la camera da letto. Qui la cucina. Qui se no devo mettere qui il soggiorno. Allora, vediamo come ci sta il soggiorno. Allora, metterei un divano. Questo divano, it's a perfect. Perfect. Questo non metto mai. Oh, questa mi... No, però deve essere fuori. Ora messo qui le pareti. Allora facciamo. Ok, sono brutte. Sono. Ok. Poi. Ora come lampadario, diciamo, metto questo qui, no, lo metto no. Poi ci pensiamo dopo fuori. Metto questo dentro. Poi questo arcobaleno che è magnifico. Ditemi se volete una sala da ballo, non so, qualcosa del genere. Ora per qui non va bene. Va bene, perché voglio fare una, voglio mettere una mensola tipo una scrivania. Poi dopo la mensola mettiamo uno sgabellino, questo qua. Perfetto. Un po' più giù. E ok, perfetto. Qui sarà la postazione videogame. Poi
Poi ci mettiamo la cucina. La cucina la voglio fare di mattoncino, perché io sono... sono, ragazzi, fissata con i mattoni. La cucina deve essere con i mattoni. Sono fissata. Ok. Pavimento. Come pavimento metterei questo qua. Ok, la cucina sarà la parte più sobria. Poi qui mettiamo questo. Mettiamo questa. È un frigo. Questo qua. Bellissimo. Sobrietta, non direi tanto sobria, però abbastanza. Poi voglio una bell'isola. Può andar bene questa, perché saremo in tanti. Poi vedrete delle storie, magari. Non vi dico niente, sennò. Allora, mettiamo due sgabelli qua. No, uno piccolo, uno grande, direi. Uno qua, uno qua, poi uno qua e uno qua, e voglio mettere un quadro qui, vedete, però qua sopra il lavello. Ci sono due lavandini, ma lasciamo stare. Che metto? Cosa metto? Potrei mettere... no. Tema bello. C'è. Va bene, mettiamo questi stili. Galassichi. Perfetto, ragazzi, anche la cucina è pronta. Qui sarà la camera da letto. Seconda camera da letto. Comunque questa cosa da palazzo è molto bella. Però visto che è un tema San Valentino, cuoricini. Ah, abbiamo già messo. Ora andiamo con il letto. Però come? Ah, avete messo un letto matrimoniale! Oh, ha vestito! Ok, metto questo. È proprio bello. Bello, ma bello! E a fianco ci metto un armadio. Questo qua. Che non è proprio un armadio, però è la cosa più bella del mondo. Poi ci metto questo qua. Anche questo più bello del mondo. Un tappeto. Più bello del mondo. Però io volevo mettere, ragazzi, anche una sala party. Tipo bello. Come faccio? Vabbè, però no, non c'è la sala party. Poi, allora, questi mattonelli sono qui. I maschi che vivranno in casa mia, poverini, saranno nel mondo del rosa. Ma non c'è tantissimo il rosa. Oddio, alcuni può anche piacere, non lo so, io non sono. La doccetta rosa, mamma mia, che emozione. Ok, anche il bagno è molto grande, direi. Però mettiamoci una cartigina, anche se è tutto rosa.
capito? Una carta igienica ci sta, anche se bianca, però ok, questo lamandino, ma cioè, ma cos'è? Cosa non è? Allora, io non mi trucco, però visto che mi piacciono i trucchi, li vado a me. Perché sono troppo bella? Cioè, vogliamo parlarne? Quanto sono belli! Ok, così va. Mi sono fatti, mamma mia, fragranza. Cuore. Aspetta. Sul balconcino. Scusatemi. Allora. Vado qui. Il cactus LED ci sta. Ragazzi, è passato un po' di tempo e come potete vedere già un po' da qui ho arredato la casa e voglio farvi vedere subito. Allora, qui c'è ci sono le due postazioni. Come due. Ho voluto mettere perché è molto bello la scopanina. Poi qui c'è una postazione da maschio con ben due computer. Un divanetto puff sul balcone. Poi questo, vabbè. Divano, bagno arredato, camera da letto arredata, poi cucina arredata, cameretta per i bimbi arredata. Ok ragazzi, io ora vi saluto e aspetto un commento qui se praticamente sarò babysitter, poi non so. Se volete vedere le mie storie che farò da Calife, andatemi a seguire, mi raccomando, E niente, ditemi anche la vostra stanza preferita, se la postazione, il salotto, la cucina, la camera dei bimbi, il bagno, la camera da letto e tutto. Ma iscrivetevi e mettete un like, mi raccomando. E adesso vi mando un bacino, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!